Buongiorno a tutti, sono Luigi Naracco, sempre preferiti, video che c'è la mattina, prima volta che nel mio canale c'è un video la mattina che non si di Final Fantasy, probabilmente. Mentre io sono le 5 e mezza di mattina, ho finito di lavorare poche ore fa, ho aspettato, si è avviato Sama aspettandomi Broly, mi esce tutt'altra roba. Sottofondo, bellissimo rumore di ventilatore, ma si muore dal caldo. E sono anche vestito di nero, quindi e vai. Video flash che non sarà tantissimo flash come al solito, temo, ma parliamo di cosa è stato aggiunto. Piuttosto che fare il solito post, penso che questo sia un modo abbastanza più pesante, ma comunque farò anche un post con calma nei gruppi, quindi gruppi in descrizione. Prima cosa da dire, 4.000 iscritti al gruppo gaming in descrizione, bravi ragazzi. Seconda cosa, annunciata nuova LRJAP. Rosé e Zamasu insieme, pullabile, non si sa in che batch. Io opterei per la batch di Broly Super Saiyan 3, dato che esiste già una batch con gli LR dentro, quella di 10-18. Extreme Tech, quindi il team Super Tech, se Broly sarà davvero super, come si dice, l'unico modo che ha di salvarsi. Se Broly sarà Extreme lo potrei prendere e buttare nel cesso per ora. Team inguardabile, proprio uno schifo totale, anche con Mr. Satan rimane una merda di team. Cambia poco. Prime impressioni proprio a caldo, veloce. Potevano essere molto di più. Non mi piacciono assolutamente. Problema principale, non possono essere chartati, perché trovare due copie, anche fossero core tap, sarebbe core tap 0.3-0.5. Prima di luglio spendere tante stone, cioè anch'io, solo perché ho ricevuto donazioni, probabilmente spenderò 150 stone su Broly. Altrimenti avrei fatto una multi e buon, cioè. Quindi no, non mi ispirano minimamente. Passiva, come vedremo nell'analisi, ci sta per IPG, sta per IPG perché ha quello che fa Zamasu e quello che fa Black, però non mi piace. In pratica ogni volta che subiscono danno si ricaricheranno la vita e si potenzieranno l'attacco, ma hanno dato una limitazione a quanto si può potenziare. La recovery della vita in un team full extreme non è malaccio, però si attua dopo aver subito il danno, quindi comunque si può morire. Salvo non modifichino sti cose, se si attiva prima, molto buona. Se si attiva prima potrebbe essere interessante, se si attiva dopo non ha il minimo senso. E sia farmabile almeno. Quello è innegabile. Assolutamente innegabile, almeno su questo punto sono meglio di Mageta. Non sono peggio di Mageta, a mio avviso Majin Vegeta rimane l'LR proprio più inutile che esista. Assolutamente. Però c'è di meglio. Ora aspettiamo Broly, stasera. Anzi, addirittura forse a pranzo. Forse a pranzo uscirà Broly, quindi vedremo un attimino. Annunciati poi altri PG che vanno a tour. Ci abbiamo Bardock, quello grande scimmia, carino, attacco più 100%, diventa una grande scimmia due volte. Quindi può essere carino, ma non lo vedo forte, anche se ce l'ho. Fascia, Orb Manipulator STR con un po' di buff, anche lei può diventare due volte grande scimmia. Trunks Super Saiyan dell'evento History of Trunks che va tour, ma lasciamo perdere, ci farò la recensione. Fa abbastanza schifo, potenziato un po' nell'attacco, ma sempre contro due o più nemici, quindi non lo userete mai. E hanno fatto vedere il Gon del torneo è tanta bella roba, più 2 ki, attacco e difesa più 25%. Quello è tanta roba. Forse ho una motivazione per farmarmi sto torneo. Avvisiamo anche i ragazzi. Forse ho una motivazione. Lui è giocabile. Lui attualmente è quello che speravo diventasse Trunks Super Saiyan 2. Staple, direi. Staple in Super STR. Abbastanza easy almeno fino all'uscita del PG Gross Super Set Buffer. Non mi dispiace assolutamente. Proverò a prenderlo, vedremo soprattutto quanta voglia avrò. E poi
Poi buona ragazzi, non ho nient'altro da dire. Questa LR è bella, bellissima d'immagine. Forse avrà retap, quindi magari potrò anche scularla se cerco Broly, ma non mi dice nulla. I link mi dicono poco. Buoni se Broly non è il leader. Se Broly è il leader, leader bisogna vedere un attimino che link danno a Broly, perché Broly è una bella gatta da pelare per i link. Vi ricordo che l'STR non sapeva cosa fossero i link. Il fisico è già migliorato, ma da vedere, da vedere. Quindi noi ci vediamo. Adesso andrò a dormire. Adesso andrò a dormire. Ci vediamo oggi pomeriggio. Allora, se non escono cose strane, non posso farvi uscire l'analisi di questa LR perché manca Broly. Finché non sa che cavolo è Broly, manca un tassello fondamentale. Però vi posso far uscire l'analisi degli altri PG. Ora, io lo chiedo a voi, l'analisi della carta in sé c'è tutta. PG, ho capito cosa fa, ci sono già le percentuali e tutto. Però manca un pezzo, ovvero come si comporta in Team Extreme, in Team Extreme Tech, quello non lo posso sapere. Quindi se davvero volete saperlo, scrivete qua nei commenti che vi interessa, eh. Però io vi consiglio di aspettare 24 ore, oddio no, un pochino di più di 24 ore, di aspettare questo fine settimana. Perché domani, nel senso proprio, domani ci sarà Broly. Quindi tranquilli, guida Broly. Il giorno dopo vediamo o loro o l'analisi della batch di Broly. E poi si va con vari video su Broly mentre c'è il torneo, così posso farmi il torneo tranquillo e a voi iniziano a uscire i video in automatico. Quindi ditemelo nei commenti cosa preferite, qua la scegliere un po' a voi. Io vi consiglio di aspettare queste 48 ore, cioè non morite. Le info comunque sul PG le trovate nel gruppo in descrizione, quindi tranquilli. Nel gruppo in descrizione avete comunque le info su cosa fanno. Per una dettagliata però vi consiglio di aspettare, di prendervi oggi le analisi dei PG secondari e appena abbiamo più info fare. Però lascio a voi. Detto questo vi ringrazio, ora monto questo video, faccio i post e noi ci vediamo oggi pomeriggio, non so a che ora, appena mi sveglio dopo pranzo, sempre se mi sveglio a un orario in cui posso pranzare. Mi metto a fare le schede per i 3PG alla fin fine perché il Gohan aspetto a fare l'analisi. Quindi grazie per aver seguito. Flash è più lungo del previsto. E alla prossima.